Pronto? Buonasera, buonasera. Mi sentite? Penso forte e chiaro. Passiamo un po'. Bene, buonasera a tutti. Questa è una presentazione di un'opportunità straordinaria. E ci tengo che la seguite dall'inizio fino alla fine. Cercherò di essere molto sintetico, nonostante gli argomenti siano tanti. Trasporto del XXI secolo, opportunità straordinaria. Vediamo perché. Skyway è una società che è costi stata costituita qualche anno fa, precisamente nel 2000. E 14 è partito tutto il grosso progetto. In realtà i progetti su carta sono partiti molto prima, addirittura nel 1977 con Anatoly Juninsky. Quindi, perché Skyway? Intanto vediamo il motivo di Skyway, perché è nato Skyway da un'idea del signor Juninsky. Perché oggigiorno più che mai abbiamo un grosso problema, anzi più di un problema. Vedete queste immagini non hanno bisogno di parole, semplicemente l'impatto visivo vi può rimanere impresso. Quindi strade congestionate, strade che non esistono e quindi congestione. Legata proprio a una disorganizzazione in paesi, diciamo, non tanto sviluppati. Problema ambientale, inondazioni, oggigiorno più che mai, soprattutto anche nei nostri paesi italiani, ci sono delle inondazioni, ci sono degli eventi molto intensi. Quando si guarda, una volta si guardava il meteo semplicemente per vedere se c'era il sole o se pioveva. Oggi guardare il meteo è diventata una necessità perché il tempo è pericoloso. Qualunque sia la nostra situazione. Possiamo essere al mare, in montagna, in casa, qualunque sia la situazione in cui siamo, il tempo ci può, è tiranno in questo momento, in questa fase, in questa epoca. E quindi grossi danni ambientali, non più poi recuperabili. Vedete qui l'immagine di una zona industriale dove ci sono danni immensi. Terzo problema, l'inquinamento, le polveri sottili, il trasporto di petrolio che se ne va nel mare e uccide animali, uccide persone, soprattutto i più piccoli, i più giovani e i più anziani sono i più deboli alle polveri sottili. Sono sostanze di metalli che dovrebbero stare allo stato solido, in realtà si polverizzano, galleggiano nell'aria. Delle microparticelle PM10 parte per milione sono talmente microscopiche che il nostro apparato respiratorio non riesce a trattenerle. Costruisci Skyway, salvi il pianeta. Sì, dobbiamo abbattere l'inquinamento e fare un cambiamento radicale del modo di muoversi in sicurezza. Senza impatto ambientale, a costi ridottissimi e ovviamente con uno sviluppo del turismo molto molto
più diciamo intensificato in zone dove è difficile arrivare. Quindi abbiamo bisogno di cambiamenti nel sistema dei trasporti, perché abbiamo visto che la tecnologia ci ha portato a, in questo caso, a arrivare a una situazione non più gestibile. Smog, congestioni, tempi di attesa, aumento demografico, costo merci. Quindi la tecnologia dei trasporti, se noi guardiamo il treno, si è evoluta negli anni. Le linee però, le infrastrutture non si sono sviluppate, o meglio, non si sono ampliate, non si sono ampliate e quindi le infrastrutture sono rimaste nei secoli, in questi 2 secoli, praticamente le stesse in termini di chilometri. Ebbene, il futuro necessita un cambiamento di infrastrutture e di veicoli che si muovono automatizzati con un sistema di controllo automatizzato che evita l'errore umano. Non ci devono più essere errori umani o comunque incroci, possibilità di collisione. Vediamo in breve la storia di Skyway che è cominciata nel 1977. Quindi diciamo che sono molti anni, 40 anni, che Anatoly Uninsky ebbe questa idea di creare un dispositivo in grado di andare in lo spazio attraverso un sistema che evitasse l'utilizzo dei razzi a propulsione, quindi milioni di tonnellate di merce portati nello spazio senza l'apporto di carburante, che poi ovviamente il carburante costa, inquina e quindi ed è pericoloso. Quindi sicurezza, abbattimento dei costi e ovviamente inquinamento, riduzione dell'inquinamento. Anatoly Uninsky quindi ha lavorato intensamente sulle sue idee. Le sue idee si basano sulle teorie di Tesla e è andato avanti con i suoi studi. Qui vi ho messo il sito di Uninsky, l'ufficialità delle informazioni e le condivisioni dei dati di Uninsky, www.uninsky.com, dove vi invito ad andare a documentarvi e a capire chi è Uninsky. Uninsky è un astronauta russo, ha fatto innumerevoli brevetti, invenzioni, pubblicazioni, ha una quantità di premi di riconoscimento questa tecnologia innovativa. Quindi vi invito di consultare il suo sito proprio per capire chi è Uninsky, perché questa presentazione serve a farvi capire che c'è veramente un'opportunità straordinaria. Il mercato dei trasporti. Il mercato dei trasporti, vi ho appena detto che le infrastrutture dei treni in 200 anni sono praticamente rimaste invariate, cioè il chilometraggio delle linee non è aumentato, quindi non si è aumentata l'occupazione di territorio per le linee, o meglio, sono state modificate, migliorate per l'alta velocità nel caso dell'Italia, ma vedete questa retta arancione che si trova in questo momento praticamente pressoché lo zero. Riguarda appunto i chilometri usati per la ferrovia. L'automobile, ovviamente, negli anni 1800, scorso secolo, ha iniziato una crescita esponenziale in milioni di chilometri fino ad arrivare a un
un tetto massimo di 42-43 milioni di chilometri. A questo punto, con una tecnologia innovativa, si continuerà una crescita, ma nello stesso tempo una decrescita dei chilometri occupati delle autostrade. Questa è una controtendenza. La visione di Uniske è quella di portare il territorio, la terra, a uno stato di naturalezza, quindi una bonifica. Ovviamente nel 2100 si prevede un 146 trilioni di dollari. Un trilione di dollaro sappiamo che sono 1.000 miliardi di euro. I trilioni sono 1.000 miliardi. E quindi 146 trilioni di dollari sono un grande fatturato, andare al 2100, con un cambiamento radicale delle infrastrutture. Quindi le infrastrutture, le autostrade, le strade saranno superate, verranno dismesse anche alcuni tratti, ma oppure sovrapposti con delle infrastrutture che sposteranno veicoli sopraelevati da terra, da 3 metri in su. Quindi questo è il mercato dei trasporti. Questo invece è quello che possiamo notare oggi. Il nostro cervello è talmente abituato a vedere immagini di questo tipo e non si pone neanche la domanda che impatto ambientale può avere questa, diciamo, situazione di strade su più livelli. E quindi c'è questa esigenza. Uniski ha pensato di poter ribonificare il territorio con 30 dollari al metro quadro, anziché costruire strade con 1.500-2.000 dollari al metro quadro. Questa è un pochino l'idea di Uniski. Skyway, la tecnologia Skyway è un sistema di trasporto che si adatta al territorio, quindi il territorio può essere di diverso tipo, non è necessario che sia un territorio pianeggiante, anzi può essere collina, può essere montano, può essere sulla costa, può essere sul mare, qualunque sia il territorio. Ci si può muovere in sicurezza il più velocemente possibile in luoghi fino ad oggi inaccessibili, con il minimo impatto ambientale e senza ripercussioni sulla salute. Infine, il miglior rapporto costi-benefici. Quindi questa sembra essere una slide con i punti più importanti, e quindi potremmo definirla come una Skyway, un sistema ideale. Ideale non esiste nulla, ma in questa lettura si potrebbe pensare che sia ideale. Skyway non è solo infrastruttura trasporto, ma sarà una rete globale, chiamata Transnet, che praticamente si chiama Transnet ed è l'internet delle cose, cioè il trasferimento di qualunque cosa attraverso una rete globale che può collegare qualunque punto del mondo. Questa è, diciamo, la prospettiva di creare una rete globale. Naturalmente Skyway presenta il trasporto come elemento principale, ma anche la mobilità elettrica, quindi automobili elettriche necessarie soprattutto anche per le limitazioni che possono avere tante persone che purtroppo con gli incidenti sono rimaste vittima di perdita di movimento totale, insomma. Quindi è bene ricordare che ci sono sempre delle barriere architettoniche nel muoversi, e Uniski ha pensato a un'auto elettrica proprio per le limitazioni che le persone possono avere. Skyway è anche droni. I droni saranno
diciamo nei prossimi anni, diciamo tecnologie all'avanguardia che permetteranno di mettere in sicurezza il lavoro delle persone, le persone non più direttamente sul lavoro a rischiare la vita, ma gestiranno questi droni per installare anche le linee. Poi diciamo che parleremo anche di blockchain in futuro. Prossimo faremo anche delle presentazioni su questa materia. La blockchain è un sistema che permette di tenere monitorato delle transazioni di dati che sono decentralizzati su più computer e non solo su un sistema centralizzato unico che tiene monitorato tutto il sistema. La blockchain è necessaria per una mole di dati che vanno dalle reti, dalle infrastrutture, ai dati dei passeggeri, ai dati delle transazioni per le fatturazioni dei pagamenti e via dicendo. Quindi l'Internet delle cose, attraverso il trasporto di secondo livello, si potrà trasportare tutto, persone, animali, trasportare le merci, trasportare la comunicazione, l'energia, l'acqua, una rete globale. Sfruttando le energie rinnovabili al 100% avremo modo di abbattere l'energia inquinante che si può ancora usare col carbon fossile. Quindi energie rinnovabili 100% porteranno un equilibrio della Terra, ci sarà un ritorno un po' al passato attraverso l'utilizzo di una tecnologia innovativa. La tecnologia si deve sposare naturalmente con l'ambiente. Le infrastrutture si basano su una rotaia innovativa a corda, dove c'è una testa di acciaio piatta, superficie piatta, al suo interno c'è un elemento di fissaggio di questa corda al corpo della rotaia e la sua anima di questa corda è un fascio di fili di acciaio che sono tesi. L'attrito allo scorrimento delle ruote, naturalmente, è ridotto al minimo, ossia è ridotto di 100 volte rispetto all'attrito generato da una gomma su strada. La riduzione dell'attrito di 100 volte fa sì che l'energia necessaria per muovere questi mezzi è ridotta al minimo. Questa è una fotografia di una rotaia, di una struttura a corda rigida, dove è illustrato in basso due tubi, sembrano due tubi, uno bianco e uno blu, che ricordano che ci sarà anche il passaggio della comunicazione, quindi di internet, e dell'energia elettrica. Nulla toglie che ci può passare anche altre cose, gas, acqua, tutto quello che è, anche se il gas comunque non è nell'ottica di Uninsky. Quindi i vantaggi di Skyway sono molteplici e sono i più importanti in assoluto oggigiorno. Basso consumo di energia elettrica rispettando l'ambiente perché si utilizza energia pulita. Economico, la costruzione di queste linee è più economica della ferrovia, il doppio praticamente il costo ferroviario, ed è più economico di 4 volte per le autostrade. Riduce il costo della costruzione, il mantenimento ed è veloce da realizzare. È sicuro, si evita, è sicuro, ci si muove in sicurezza, mentre ci si muove si può fare altro. Non ci sono incidenti causati da incroci, da linee utilizzate da mezzi che vanno in direzioni opposte, non ci può essere collisione. E le linee possono permettere ai veicoli di muoversi anche in situazioni estreme della natura, quali alluvioni, terremoti,
venti forti, tsunami, eccetera, eccetera. Quindi questo sistema di trasporto è resistente al cambiamento climatico. Possibilità di creare interconnessioni anche tra le infrastrutture già esistenti, tra punti della metropolitana con gli aeroporti con le stazioni dei treni, punti di interesse con aeroporti, treni e via dicendo. Quindi Skyway unisce anche le altre infrastrutture tecnologiche. Questi sono esempi di mezzi che sono già stati costruiti, collaudati e testati fino ai veicoli più leggeri che sono quello merci, l'unibike e l'unibus, che è il trasporto urbano. Naturalmente quello ad alta velocità che può raggiungere i 500 km orari, con 500 passeggeri per una distanza fino a 10.000 km, è in fase di costruzione la linea negli Emirati Arabi, mentre i primi tre che ho indicato per le merci, ultraleggero, l'unibike e l'urbano, l'unibus e l'unicar, a seconda della capacità, hanno velocità più basse, capienze di passeggeri limitate, e percorrenze anch'esse limitate, tranne quello merci che può arrivare a distanze come quello ad alta velocità, perché il treno, no, l'alta velocità utilizza un'infrastruttura che sarà utilizzata anche per lo spostamento delle merci. Skyway, a confronto con altri tipi di trasporto, è nella situazione sempre favorevole rispetto al capitale investito, sull'inquinamento dell'ambiente, sull'incidentalità nei trasporti e sulle spese di esercizio. Quindi ha tutti e quattro i settori di valutazione vincenti rispetto a tutti gli altri mezzi di trasporto che cambiano posizione a seconda della valutazione. Il trasporto stradale è al primo posto su inquinamento dell'ambiente e sull'incidentalità nei trasporti, mentre sul capitale investito e le spese di esercizio al primo posto c'è il treno a levitazione magnetica. Perché il sistema Skyway ha un costo ridottissimo come spostamento? Perché abbiamo detto che riduce l'attrito di 100 volte rispetto all'attrito di una gomma su strada. Indicativamente a una velocità di 150 km orari per 3 passeggeri per 100 km, il costo, o meglio il consumo, per dare un'idea di confronto a quello che può essere un'auto, è di 0,35 litri. È veramente poco, se pensiamo che a 150 km orari con 3 passeggeri un'automobile non consuma un terzo di litro per 100 km. Se fa la media dei 20, sono 5 litri. Ecco, questo è un pochino il valore stimato. Qui abbiamo un esempio di collegamento Mosca-San Pietroburgo, 650 km, facendolo con l'aereo o il treno, si impiegano 3 ore, un costo minimo di 50 dollari, ma può essere molto di più, minimo considerando delle offerte, la velocità media è di 220 km orari. Il tempo impiegato, 1 ora e 40 minuti per Skyway ad alta velocità, 390 km orari, al costo di 8 dollari. Questo per far capire che si consuma meno energia, si va più veloci ed è accessibile a più persone. Siccome è più accessibile a più persone, l'azienda può fatturare milioni di dollari e muovere passeggeri e dare un volano al turismo. Altro aspetto, oltre a aver ridotto di 100 volte l'attrito, va considerato un altro aspetto importante, che
i mezzi che si muovono sul terreno hanno delle turbolenze, hanno un coefficiente di aerodinamica che è uguale a 0,2. Viene ridotto per le forme che si danno alle automobili, ai treni e così via. Siccome Skyway si muove in aria, non c'è più l'effetto suolo che c'era con, ovviamente, che c'è con il terreno, le strade, le ferrovie, ma la turbolenza viene attenuata e il fattore CX, che rappresenta appunto il coefficiente di aerodinamicità, è ridotto a 0,05. Quindi anche questo aiuta a ridurre i consumi. Bene, quindi abbiamo visto che la tecnologia Skyway è un'idea molto geniale che può portare a un grosso vantaggio, quello di risolvere grandi problemi. Come è iniziata l'avventura di Uninsky? Partendo dal 77 e poi c'è stata una lunga fase di progettazione, di sviluppo tecnologico, per arrivare nel 2014, dopo che aveva fatto dei test sulle infrastrutture, è arrivato allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto Skyway, che è un parco, il parco che permette di dimostrare che la tecnologia esiste, che funziona, che è certificata, che è sfruttabile, è utilizzabile. Sono 15 tappe, siamo alla fase 12, quindi siamo nella fase della dimostrazione della certificazione, in particolar modo delle linee merci, che hanno tutta una serie di test legati alla tipologia di utilizzo la certificazione della tipologia delle merci che vengono usate, può essere solida, gassosa, liquida, e quindi c'è una fase di test importante nella fase 12. Le varie fasi, oltre al processo di sviluppo tecnologico e di installazione, prevede anche una distribuzione di quote della società in cambio di donazioni di denaro. Queste donazioni servono appunto per costruire questo parco che è già stato realizzato e quasi definitivamente concluso. La fase 12 qua è riassunta, c'è il trasferimento di 3 miliardi di queste pseudoazioni, perché non sono ancora azioni, andranno sul mercato molto probabilmente l'anno prossimo, 2019, e con uno sconto compreso in questo caso tra 1,40 e 1,80. Cosa significa? Che con un dollaro mi vengono assegnate da Skyway 40 quote di Skyway, appunto. Quindi c'è questo sconto, con un dollaro 40 quote. Ovviamente siamo nella fase 12, nulla toglie che ci mancano ancora circa il 2% di queste quote. Perché? Perché alla fine di tutto, nella fase 15, saranno sia ridistribuite tutte le quote che terminate tutte le fasi di certificazione dell'Ecotecnopark. E la fase 12, appunto, richiede tutta una serie di test sulle varie tipologie di merci trasportate e test di trasmissione di energia elettrica tramite le linee elettriche cablate sulla struttura a stringa e il trasferimento di informazioni tramite linee di comunicazione cablate sulla struttura a stringa, appunto. Quindi questa è la fase 12. La fase 13, 14 e 15 saranno più ve molto veloci rispetto alle fasi iniziali per concludere l'Eco Technopark. Qui abbiamo già visto questa diapositiva che illustra dove ci sarà un trasferimento di comunicazione e di energia. Quindi lo step è stato partire dal 2001-2009 le fasi di test delle infrastrutture per dimostrare che reggono anche
camion militari. E questa è la panoramica dell'Eco Technopark, che prevede tre tipologie di linee: rigida, semirigida e flessibile, a seconda del veicolo. Questi sono i paesi principali che hanno lasciato dei preordini per l'utilizzo della tecnologia Skyway. 60 miliardi di dollari per l'Unione Europea, l'Australia 80, la Russia 4, eccetera, eccetera, insomma, a seconda di quello che è di interesse. Ad esempio, la Bolivia è interessata al trasporto merci, in particolar modo. Queste sono foto, panoramica e dettagli delle infrastrutture e dei particolari, compresa il percorso urbano e il percorso urbano leggero, percorso urbano ad alta velocità e così via, la stazione, quindi tutti i particolari dell'Eco Technopark. Qui vedete l'unibike in linea flessibile, elevato da terra di parecchi metri. Questo Eco Technopark è il prelancio di un progetto mondiale che è appunto il centro di innovazione ed è uno showroom della tecnologia Skyway. Solo l'anno scorso è stato visitato da più di 50 paesi, quindi tra imprese, autorità, imprenditori, investitori, e ha attratto milioni di dollari di investimenti stranieri in questa economia bielorussa, che ha permesso di sviluppare in 2 anni anche tutta l'industrializzazione, la ricerca, lo sviluppo, e avere fondamentalmente circa 500 ormai posti di lavoro legati appunto a questa innovazione tecnologica. Energia da fonti rinnovabili, poca energia necessaria e quindi solo fonti rinnovabili per ridurre l'inquinamento. Queste sono alcune foto dove Juninsky e Sibiriaco sono qui a illustrare la linea ad alta, diciamo, la linea rigida, che può trasportare sia mezzi di trasporto di persone, sia mezzi di trasporto merci. Questo invece è l'Unitrack, trasporto merci più piccolo su struttura semirigida. In questa slide voglio porre l'attenzione del fatto che Skyway è innovativa in molti aspetti, tra cui anche quello del trasporto merci. In questa diapositiva potete notare come nell'asse orizzontale abbiamo il tempo di consegna, nell'asse verticale il costo di consegna. Allora, i vari mezzi di trasporto sono inversamente proporzionali: più è il tempo di consegna e minore il costo, quindi la nave è quella più lenta. Per arrivare dopo il treno e il mezzo di trasporto su strada, arrivare all'aeroplano, che ha il costo più alto ma il tempo di consegna più basso. Skyway si posiziona in un punto decisamente migliorativo rispetto a tutti gli altri mezzi di trasporto, sia in termini di consegna che di costi. Questo è quello che farà vincere la tecnologia Skyway da un punto di vista di costi, termini di costi e tempi di consegna. Qui vedete illustrate alcune foto reali dell'Eco Technopark che si potrà visitare e si potrà salire su questi mezzi attraverso un ticket che verrà distribuito a tutti quelli che hanno fatto l'ordine di poter andare a salire su questi mezzi proprio il 4 agosto all'Eco Techno Festival a Minsk in Bielorussia. Questa invece è una foto che vi illustra, una foto illustrativa, delle varie tipologie di mezzi che possono circolare su un'infrastruttura rigida, quindi trasporto merci appeso, trasporto veloce invece
diciamo, appoggiato sull'infrastruttura. Qui un'immagine di tutti i dipendenti, le persone che lavorano sulla Skyway Technology, che è l'azienda sviluppatrice della tecnologia che sviluppa e costruisce i mezzi per muoversi. Questi sono gli ecufficio, naturalmente Skyway ha un'impronta ecologica perché punta a una tecnologia non invasiva che si sposa con la natura e quindi Uninsky pensa anche a un ambiente sano per chi ci lavora. Queste invece immagini delle persone specializzate che lavorano sui mezzi, sulla ricerca, lo sviluppo. Questo è lo Skyway Unicar che è arrivato all'Eco Technopark per il test sulla linea un mese e mezzo fa e che vedremo all'Eco Festival. Vi faccio notare, ma anche capire l'importanza delle certificazioni. Come dire, io ho la tecnologia, ve la dimostro, ma deve passare dei test. E queste certificazioni sono le patenti di guida di questi mezzi. Sono il libretto, quando voi comprate un'auto, avete un libretto che definisce le caratteristiche della macchina. Bene, il libretto è necessario anche per utilizzare questi veicoli. E il Ministero dei Trasporti della Federazione Russa ha ufficialmente riconosciuto Skyway come una tecnologia innovativa. Qui abbiamo altri certificati, il TÜV per la gestione del sistema secondo l'ISO 9001-2015, che riconosce Skyway Technology rispettoso di questi standard molto importanti. Skyway Technology fa parte anche dell'Associazione dei Trasporti Pubblici Internazionali, la UITP, dal febbraio scorso, ed è ovviamente Skyway anche premiata per la miglior tecnologia dell'anno a Minsk in Bielorussia. Questi sono esempi di certificati, questo addirittura dagli Stati Uniti d'America, che riconoscono la patente a Uninsky per poter utilizzare questi mezzi per il trasporto. Addirittura Uninsky ha anche richiesto al Ministero dei Trasporti russo di creare una legge che regolamenti il trasporto su stringa, perché ovviamente siamo a ridosso della costruzione di questi impianti, questi progetti. Queste altre certificazioni dell'India, diverse a seconda della tipologia, qui l'Ucraina e altri ancora. Questo invece è un sito che parla di tecnologia e ambiente americano e dice praticamente che gli Emirati Arabi stanno dirottando il loro business dal petrolio ai trasporti innovativi come Skyway. Qui un certificato di apprezzamento da parte della Railway Tech Indonesia quando Skyway è stato presente alla seconda conferenza internazionale sulle tecnologie dei trasporti e dei servizi esibita nel 2018, esattamente marzo 2018 a Jakarta. Considerate che Skyway è presente in tutte le fiere più importanti al mondo, questa è l'esibizione di Skyway alla Mostra delle Città del Futuro al World Trade Center a Dubai, dal 9 all'11 aprile, dove è stato fatto un importante accordo e gli arabi hanno assorbito la fase 11 che prevedeva 25 milioni di dollari diciamo denaro corrispondente a circa 3 miliardi di quote assegnate appunto a questo progetto. Una trattativa importante a seguito di questa esibizione nelle città del futuro è quella di creare un nuovo polo tecnologico globale, dove si verrà certificata l'alta velocità di Skyway con altre linee, minori per, veicoli più leggeri. Considerate che,
da questa esibizione di Skyway al World Trade Center è emerso che le città del futuro non possono convivere con i trasporti del passato. E quindi le nuove opportunità sono lo sviluppo dell'alta velocità e il trasporto dei container, quindi del traffico pesante. Questi alcune, fotografie che faranno la storia. Roduc, che è l'ex ministro dei trasporti australiano, prevede di costruire 40.000 km di linea Skyway, con il primo piano l'accordo per un valore di 57 miliardi di dollari australiani. C'è un progetto pronto per l'Università di Flinders, dove comincia presto la prima costruzione. Quindi diciamo che si sta lavorando. Gli uffici di progettazione di Skyway hanno già ultimato dei progetti e convalidati. Anche qui in India ci sono tre progetti importanti per un ammontare del primo contratto di 922 milioni di dollari. E quindi diciamo che le trattative ci sono. Unisci, voglio sempre ribadire, ha incontrato anche il Dalai Lama per eventuali linee anche sui territori del Tibet, dove ancora oggi sono diciamo, incontaminati da infrastrutture che possono portare ancora a un grosso inquinamento. Il Dalai Lama ha dato parere favorevole alla tecnologia Skyway. Sono in corso studi di fattibilità di linea Skyway anche in Italia e in particolar modo in un paesino contornato dall'Italia che è la Repubblica di San Marino. È in fase di studio, già c'è stato già un sopralluogo tecnico dei tecnici di Skyway. Per una linea di circa qui 6-7 km, forse anche un pochino di più, 8-9 km, stazione iniziale, intermedia e di arrivo. Collabora con questo progetto nella Repubblica di San Marino anche lo studio di architettura Boeri che ha progettato il bosco verticale di Milano. Conoscete tutti questi boschi verticali, sono già un qualcosa simile legato alle linee Skyway che si interfacceranno anche a questi boschi verticali e quindi le stazioni si andranno a intersecare con questi palazzi, questi edifici. Qui vedete alcune immagini relative all'Inno Trans di Berlino, settembre 2018 ci sarà l'ultima fiera importante, una delle ultime che Skyway presenzierà. E questa è la fiera che mi è rimasta impressa nel 2016, cioè ogni 2 anni, perché ho conosciuto Skyway proprio da questo evento e quindi da lì ho cominciato a studiare e capire che questo è veramente un grosso cambiamento per le infrastrutture, per gli spostamenti. Proprio la scorsa settimana c'è stato il terzo congresso dei trasporti a Singapore, il SICCE, dove era presente anche il ministro dei trasporti appunto di Singapore, altri personaggi molto importanti della Thailandia, del Vietnam, quindi diciamo che è sentito parecchio questa esigenza di cambiamento nelle infrastrutture. Precedentemente per la costruzione dell'Eco Technopark vi ho ribadito che si è partito con una raccolta fondi e questa raccolta fondi è stata riconosciuta da parte dell'azienda con delle quote che ovviamente in questo momento hanno un valore intrinseco, cioè un valore non spendibile, ma che un giorno potranno avere un valore molto elevato perché si parla di un fatturato molto importante. Si parla di trilioni di dollari, quindi diciamo fatturati molto molto grandi. E questa forma di raccolta fondi
prevede o meglio, evita la richiesta di soldi da parte delle banche. E quindi la società è una società sana che si sviluppa in funzione degli investimenti che arrivano da cittadini, da imprese, da investitori e così via. Quindi il crowd investing equity è un versamento di denaro per finanziare progetti di società in startup e in cambio vengono date delle quote di partecipazione del capitale. Ora siamo in fase 12, il rapporto è un minimo di 17 quote, un massimo di 80 per ogni dollaro depositato. Quindi questo non è un prodotto finanziario, è in sostanza una partecipazione a una startup. Chi terrà queste quote, che diventeranno delle azioni vere e proprie, potrà avere dei dividendi. Dividendi per la vita si intende dividendi fino a quando uno possiede queste quote. E questi dividendi saranno calcolati dall'azienda in proporzione al numero delle azioni possedute e agli utili che sono distribuiti da Skyway nei prossimi decenni. Si diventa coproprietari di una società globale. E ovviamente si alimenta una proprietà intellettuale senza precedenti. Perché? Perché è una tecnologia innovativa che andrà a sconvolgere in senso positivo tante tante cose, architettura, trasporti, modo di vivere e così via. In questa slide vi voglio far vedere che il patrimonio intellettuale di questo progetto, secondo una società londinese che è autorizzata a fare questi calcoli, questi conteggi, il patrimonio intellettuale è appunto di 400 miliardi 867 milioni 433 mila dollari, che al valore di un dollaro diventano 400 miliardi 867 milioni 433 mila quote. Quindi diciamo che questo patrimonio intellettuale è stato suddiviso sulle varie società e tra cui due società evidenziate qui nei riquadri gialli. Queste società raccogliendo i fondi dai privati, dagli imprenditori, dalle aziende, li hanno utilizzati per costruire l'Eco-Technopark, l'ETP. Il 50% invece delle quote non sono distribuite, ma andranno in offerta pubblica iniziale prevista nel 2019, come si vede qua in questo schema. Quindi la fase 15 dell'Eco-Technopark cessa negli investimenti nel 2019 e fine 2018, l'IPO, quindi l'offerta pubblica iniziale nel 2019 delle quote che partiranno dal valore di un dollaro. Ok, vi rammento brevemente anche che finita l'operazione della costruzione dell'Eco Technopark, partono invece finanziamenti per i progetti direzionali già definitivi di linee esecutive. Quindi siamo solo all'inizio di questo grosso progetto, all'inizio di un progetto, ma la fase più delicata e più importante è proprio questa. Quindi siamo in conclusione della fase strategica e importante per la diffusione della tecnologia nel mondo. Qui ho voluto evidenziare alcuni esempi di valutazione che non hanno ovviamente nessuna garanzia, nessuna valenza, ma per farvi capire che abbiamo detto ovviamente che il patrimonio intellettuale è questo 400 miliardi 867 milioni 433 mila dollari, che sono tradotti per un valore di un dollaro in quote. Queste quote, una parte sono state distribuite per un totale di 65 miliardi di quote a dei cittadini comuni mortali come io, come voi che ascoltate. E qui sono degli esempi. Chi possiede, chi acquista, chi ha scambiato 100.000 quote in termini di soldi, io do i soldi, mi vengono riconosciute queste quote,
ha una percentuale molto piccola, ma se andiamo a valutare un fatturato utile di Skyway di circa di 1 miliardo di dollari, che può essere tanto all'inizio, ma può essere pochissimo più avanti, ho un dividendo annuo di 249 dollari. Se invece ho una situazione in cui invece di 100.000 ne ho 1 milione, la cosa cambia. Di 249 dollari passo a 2.495 dollari. E così via. Se invece io ho un fatturato più alto, ma le mie quote sono più basse, avrò tutto un dividendo annuo proporzionale. Chiaramente le quote avranno un valore spendibile sul mercato azionario. Naturalmente, invece, se io le tengo, avrò un valore di dividendi legato a quante ne ho e al fatturato della società. Qui, in questa tabella viene riassunta la situazione della fase 12. Nella prima colonna ho il costo del pacchetto, comunque il versamento, la donazione che io faccio a Skyway per sostenere il progetto. Qui ho uno sconto perché per ogni dollaro mi vengono riconosciute delle quote in più, quindi 1 dollaro 17 quote. Nella prima riga, nella seconda 1 dollaro me ne danno 23. E qui il totale, nella terza colonna ho il totale delle quote. Faccio un esempio: 1000 dollari, 45% di sconto, ho 45.000 quote. Il valore stimato intrinseco è di circa 2 centesimi, 22 centesimi di dollaro. Al valore di 1 dollaro, quando entreranno in borsa, sarà di 45.000 dollari. La fase 12 prevede chi sostiene Skyway di praticamente sostiene Skyway registrandosi con l'invito di una persona che vi fa vedere questo progetto. Mi permette entro i 7 giorni dalla data di registrazione di avere un 10% in più di quote. Ovviamente bisogna effettuare ogni versamento mensile se è rateizzato prima della scadenza. E qui la promozione del 10% viene stata aggiunta, quindi per 1000 dollari, 45.000 quote del pacchetto, ne ho 4.500 in più, che buttato lì 4.500 quote in più, uno potrebbe dire sì, valgono poco, ma se poi queste quote da 0,22 passano a 1 dollaro, 10 dollari o 100 dollari, anche questo 10% in più è interessante. Quindi chi ovviamente parte a questo discorso. Vi consiglio a tutti voi che guardate questo video perché siete stati invitati e consigliati di visionarlo, di parlare con chi ve ne ha parlato, appunto, per scegliere e capire bene qual è il pacchetto che uno può prendere e qual è il versamento che può fare. Io consiglio, questo è un consiglio mio libero, non c'è nessuna garanzia, ma ovviamente è un consiglio di mettere qualcosa in questo progetto. Un qualcosa che non vi serve domattina, non vi serve dopodomani, non vi serve tra un anno, ma che vi può generare un grosso vantaggio. Qui, ovviamente vi faccio vedere che ci sono diversi passaggi per arrivare al certificato definitivo, sul quale è riconosciuto nome e cognome, quindi l'intestatario delle quote, il numero preciso delle quote, quante sono e che nella fase dell'IPO, nell'apertura iniziale del mercato, avranno un valore di 1 dollaro. Qui vi faccio notare che questi sono certificati come lo sono quello di Skyway, perché uno potrebbe dire: ma questi certificati non hanno valenza. Hanno una valenza, e come? Pensate che anche Walt Disney, McDonald's, Google, Yahoo sono passati da queste fasi, Microsoft, Facebook e così via. Perché è importante fare un confronto anche su quest con queste grandi con questi grandi marchi? Perché nel 1998
Sheraton investì $100 nell'idea Google. La quota di oggi è stimata a più di $1 miliardo. Lo stesso Steve Jobs, con $8 nel 1976, io percepirei oggi, dopo 38 anni, la bellezza di $550.000. Quindi ci sono delle opportunità. Skyway è un'opportunità, così come l'utilizzo del Bitcoin. Il Bitcoin è una moneta virtuale, una criptovaluta, diciamo così, che nel 31 marzo 2011 valeva $0,70. Ma addirittura il 31 marzo 2017, quindi dal 2011 al 2017 sono passati 6 anni, ma da $0,70 è arrivato a 1.020. Senza poi considerare ora, 31 marzo 2018, $7.000, oggi cioè è a $7.500, dopo che è stato per qualche mese a circa $6.000. Circa in mezzo in una giornata, diciamo 24 ore, è balzato di $1.000 positivi. Naturalmente questa è una tendenza in crescita nel tempo, ma in 7 anni il Bitcoin è salito di 10.000%. Il Bitcoin è semplicemente semplicemente, tra virgolette, ma è un sistema di trasferimento di pagamenti decentralizzati dove le transazioni sono condivise con più computer e non c'è un unico sistema centralizzato che può essere un sistema di cui è proprietario una banca. Quindi è un sistema il Bitcoin, ma pensate che il Bitcoin potrà viaggiare anche sulle linee Skyway, perché Skyway comprende tutto, quindi pensate la potenzialità di anche 100.000, 500.000 quote Skyway, ma anche 10.000, 1.000 quote di Skyway rispetto a un valore economico molto alto. Secondo il rating 2018 di Forbes, il costo dei brand oggi è di 17,2 milioni di dollari per la L'Oreal, 13 per Zara, 57 per Coca-Cola, 40 per McDonald's, poi se andiamo a vedere altri, Nivea 7,9, poi c'è Gucci, Nike, Louis Vuitton, 33,6 milioni di dollari, quindi sono 33 miliardi di dollari, Disney 41, Google 101, la Apple 182 è, diciamo, la prima in assoluto, e poi c'è Facebook 94,8. Se noi andiamo però a vedere oggi, diciamo che la società di consulenza Brand Finance ha reso noto la classifica 2018 dei 500 marchi di maggiore valore al mondo. La cosa importante da dire è che i risultati confermano che la tecnologia, come lo scorso anno, rappresenta la forza trainante dell'economia con il 23% del totale dei marchi rappresentati, seguita da banche con il 14%, che a mio avviso sarà in declino, e telecomunicazioni con l'11%. Quindi il valore, la Business Insider sottolinea che il valore delle imprese tecnologiche contemporanee è pari a quello di telecomunicazioni, retail e automotive sommati insieme. L'Italia compare poi con i vari marchi a posizioni più indietro. Quindi, se noi andiamo a vedere questa classifica, ci sono diversi marchi molto conosciuti. Attenzione, attenzione, quest'anno in prima posizione non c'è più la Apple, che ha fatto comunque un più 37%, ma c'è Amazon, più 42%, che è società di e-commerce, cioè il commercio elettronico. Quindi voi potete acquistare qualunque prodotto con il sito di Amazon e vi arriva a casa e ha un'enorme recensione positiva e quindi è arrivata al primo posto con un brand rating di tripla A. Ecco, diciamo, questi sono i risultati.
Bene, abbiamo parlato di tutti questi bilioni, bilioni, insomma, quindi di questi miliardi, ma quanto vale, quanto vale Skyway? Abbiamo detto che la valutazione della tecnologia, quindi il contenuto intellettuale di tutto quello che è l'idea di Skyway da parte di Uninsky, secondo standard di valutazione esclusivi, dove insomma le aziende possono definirlo, è di 400 miliardi di dollari erotti. Quindi è 400 bilioni, che è molto di più che la prima in assoluto, in questo caso Apple 182 e Amazon è 150. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che Skyway potenzialmente è al di sopra di tutte quelle i grandi marchi che ci sono oggi. Quindi questo valore è secondo le conclusioni degli asset certificativi della proprietà intellettuale registrati secondo il 20 maggio 2013 con il numero 905/2. Compagnia diciamo, di consulenza per le holding investment. Ecco, quindi avete inteso che Skyway, molto di più dei grandi marchi adesso consolidati, è un'opportunità e vi consiglio, io vi faccio l'esempio dei 1000 dollari, ma possono essere anche meno, possono essere anche di più, deve essere una vostra valutazione soggettiva, ma partecipate a questo progetto, che è il progetto del secolo e vi potrete prendere delle grandi soddisfazioni. Occorre pazienza, occorre un po' di tempo. Roma non è stata fatta in 3 giorni, nemmeno Skyway, ma con 45.000 quote, con una promozione del 10% perché si iscrive entro 7 giorni e decide, può avere delle quote che generano dei dividendi a vita, quindi pensione anticipata per una scommessa che vale molto poco in termini di soldi oggi rispetto al potenziale di domani. L'Eco Festival del 4 agosto darà una spinta di immagine a livello mondiale, innovazione tecnologica, nuovi scenari, nuovi accordi. Considerate che i russi sono molto pragmatici, quando dicono una cosa è già stata fatta. Non sono persone che dicono una cosa che faranno, no, dicono la cosa quando è già stata fatta e noi non sappiamo tante cose che sono già state stipulate, accordati e ci saranno grosse innovazioni tecnologiche, in primis mobilità elettrica e droni e tanto altro, l'Eco Festival del 4 agosto. Quindi dopo questa data ci saranno enormi sviluppi, ci sarà un'enorme diffusione di Skyway a livello mediatico e quindi siete proprio nell'opportunità del secolo. In armonia con la natura, Skyway vi permetterà di cavalcare delle linee ecologiche in sicurezza, a bassi costi. E vi permetterà di raggiungere luoghi che mai prima potevano essere raggiunti per esigenze diverse, per limiti diversi, per tutte le persone che lo vorranno. Un saluto a tutti, fiero che siete rimasti fino alla fine in questa presentazione e ora vi consiglio di meditare con la vostra idea che vi siete fatti su questa opportunità. Per chi ha domande, vi suggerisco di chiederle a chi vi ha presentato questo progetto. Nulla toglie che qui c'è il mio nome e cognome, il numero di telefono e le mail per poter colloquiare anche con me. Io sono trasparente e libero di dirvi cosa ne penso io, ovviamente, di questa tecnologia
perché è un mondo tutto da scoprire, ma anche da partecipare. Un saluto a tutti, buona serata e grazie per il tempo dedicato a questo grande progetto.